Ora la cronaca ci riporta in Italia la polizia ha confiscato beni per un valore di oltre 20 milioni di euro nei confronti di alcuni esponenti del clan Casa Monica, diverse ville con piscina, auto e oggetti di lusso. Stefano Corradino. Tre ville, due delle quali con piscina, appartamenti, una pompa di benzina, un bar alle porte di Roma e poi varie società, auto e oggetti di lusso per un valore di oltre 20 milioni di euro. Un vero tesoro quello confiscato ai Casa Monica, organizzazione criminale insediatasi a Roma a partire dagli anni 50. La divisione anticrimine della Questura di Roma ha eseguito un decreto di confisca nei confronti di Giuseppe Casamonica, del figlio Guerrino, detto Pelé e di Cristian Casamonica. Usura, estorsione, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni. Per questi reati, il 16 luglio scorso, il gruppo di Roma aveva condannato, tra gli altri, proprio Guerrino e Cristian Casamonica a 10 e 8 anni di reclusione. Casa Monica, un'organizzazione criminale di tipo mafioso, lo aveva messo nero su bianco il Tribunale di Roma nel settembre scorso. La struttura criminale più potente e radicata del Lazio, secondo la Direzione Investigativa Antimafia, con un patrimonio stimato di 90 milioni di euro e un migliaio di affiliati, divisi in 43 famiglie. Un elenco illimitato quello delle azioni criminali e dei relativi risvolti penali, come il rinvio a giudizio di alcuni membri del clan dopo l'aggressione nel 2018 ai giornalisti Micaela Farrocco della Sette e Nello Trocchia, all'epoca in Rai per la trasmissione Nemo, che si è costituito parte civile. Un clan indubitabilmente mafioso anche negli eccessi e nelle eccentricità. Come quando nel 2015, ad accompagnare il feletro di Vittorio Casamonica, fu una carrozza nera con freggi in oro, trainata da cavalli e petali di rose lanciati da un elicottero, mentre la banda musicale intonava le note del padrino.